colui che si deve convertire è chiaro che è un empio, è chiaro che è un uomo iniquo, ed è chiaro che ci debba essere questo risvolto, questo passaggio, questo cambiamento nella sua vita. Deve lasciare qualcosa, deve lasciare qualcosa per poter poi avvicinarsi al Signore. Non è possibile avvicinarsi al Signore, non è possibile che vi sia una vera, una sincera conversione se prima non c'è stata questa e non c'è questa buona disposizione di cuore di lasciare il vecchio, di lasciare il male, di lasciare il peccato, di lasciare ciò che a Dio dispiace. Ora, noi diciamo che la salvezza è per grazia, ed è vero. Ma la salvezza è salvezza e produce dei cambiamenti radicali nel nostro cuore e nella nostra vita. Purtroppo, ultimamente, si accentua sempre di più l'idea che basta una piccola preghiera, sentire una vibrazione nel cuore, avvertire un po' la pelle d'oca, dopo magari aver pregato e dire: io sono salvato, io sono cambiato. Ma voglio sottolineare quanto è importante che noi consideriamo questo termine, questa parola, convertirsi, conversione. Quando sarai convertito? E cioè quando ci sarà un vero cambiamento, non a parole, ma nei fatti. Convertitevi, abbandonate il male, abbandonate il peccato, abbandonate tutto ciò che non è gradito a Dio, non è gradito al Signore. È vero, il sangue di Cristo Gesù ci purifica da ogni peccato, ma quel sangue serve per purificare l'anima nostra e per togliere l'autorità, l'autorevolezza, il potere al peccato sulla nostra vita. Ma se noi continuiamo o perseveriamo nel peccare, noi siamo lontani da Dio e continuiamo ad essere impresentabili alla presenza del Signore a motivo del peccato. Se comprendiamo veramente il potere che lasciamo nelle mani di Satana quando pecchiamo, allora, fratelli e sorelle, credo che presenteremo una preghiera di questo tipo davanti al Signore: Signore, liberami dal peccato, allontanami dal male, aiutami, Signore. Questo è quello che voglio, prima di ogni altra cosa. Non trattiamo il peccato con troppa superficialità, pensando tanto che il sangue di Cristo Gesù ci purifica. Sì, ma se il peccato rimane, noi stiamo annullando l'opera del sangue vicario di Cristo Gesù. Ci deve essere un prima e un dopo, ci deve essere una reale conversione.